progetto transdisciplinare che porta l'arte e la creatività contemporanea a coniugare due realtà del territorio del Savonese. Una è la secolare tradizione della ceramica e l'altra è la ricerca degli ingegneri nel raggiungimento dell'autosufficienza energetica al campus di Savona. Ciò che è stato molto interessante all'interno di questo processo è stato comprendere meglio il territorio ligure, che proprio per questa sua conformazione geografica stretta fra mare e montagna ha sempre comunque dovuto in un certo senso utilizzare al meglio quelle che erano le risorse presenti sul territorio. E questo approccio, diciamo, è un approccio che ritroviamo sia nel lavoro che abbiamo fatto con il recupero delle terre locali, ma soprattutto nel lavoro che viene sviluppato con la Smart Grid del campus. La Smart Grid è un insieme di generazioni, di sistemi di accumulo e di utenze interconnesse tra di loro dal punto di vista elettrico, termico e dell'informazione. E la novità della Smart Grid è fondamentalmente quella di poter ottimizzare l'approvvigionamento energetico da parte di un distretto in maniera tale da essere più possibile autosufficiente dalla rete elettrica termica pubblica. La collaborazione con gli ingegneri è stata molto interessante perché mi ha permesso di raccogliere e analizzare i dati provenienti dalla Smart Grid. Il lavoro che abbiamo fatto anche attraverso la collaborazione con gli studenti del Dipartimento di Ingegneria è stato di decidere come utilizzare questi dati e abbiamo deciso di visualizzare quello che è il rapporto fra la produzione autonoma e sostenibile che proviene dalle risorse del campus e confrontarla invece con quella che è la produzione energetica che si basa sull'utilizzo di risorse che provengono dall'esterno. Abbiamo creato questa visualizzazione a raggiera in cui ad ogni sezione abbiamo assegnato materiali diversi, per cui abbiamo mappato la parte di produzione energetica interna con le nostre terre locali raffinate che abbiamo stampato con il braccio robotico del FabLab, mentre invece per la parte esterna abbiamo utilizzato delle terre industriali di cui non conosciamo la provenienza. Un elemento secondo me importante di questo lavoro è che siamo riusciti a tradurre in materia l'immaterialità dell'energia. Per questo motivo il lavoro che abbiamo fatto con Marco è stato un lavoro di recupero delle terre locali e di celebrazione delle differenze delle diverse terre recuperate, quindi anche della valorizzazione del lavoro dell'artigiano come una personalità che conosce profondamente il materiale e il modo in cui lavorarlo. Allo stesso tempo ci interessava analizzare chimicamente le argille ritrovate per comprendere meglio le loro proprietà, sia sulla base della loro composizione, della loro provenienza geologica e la loro finezza. Ritengo che l'idea di riuscire a trovare localmente la terra, rimpossessarsi di quelli che sono i processi produttivi, possa essere un momento di riscoperta e che possa favorire anche nuovi concetti, solo impadronendosi del passato che si può superare. Ma è impossibile pensare di fare ceramica oggi senza che ci sia un continuum lavorativo dal passato. Ci sono nuove tecnologie, ci sono nuovi attrezzi, ci sono materiali sempre più raffinati, sempre più tecnologici, ma tutto deve legarsi con l'esperienza e la tradizione. Questa collaborazione ci ha permesso di aggiungere elementi che non erano prefigurati all'interno della nostra ricerca. Alla fine della ricerca, in un certo senso, ne usciamo arricchiti da diversi modi di utilizzare sia gli strumenti che i materiali. Qualsiasi parte del processo è stato assolutamente artigianale, richiedeva una perizia, una cura di qualsiasi dettaglio. L'opera finale vuole quindi rappresentare una sintesi di un linguaggio tradizionale e di nuovi linguaggi innovativi, tecnologici, valorizzando però al massimo entrambi i linguaggi, sottolineando quelli che sono, diciamo, gli elementi di congiunzione piuttosto che invece le differenze. Penso che questo progetto abbia dimostrato che in campo c'erano 5 artigiani. In realtà è proprio un super crafting del progetto. Ho capito che questo braccio robotico ha la stessa funzione che può avere una miretta o un tornesino o una forma in gesso. Se le mani non ci lavorano, da sola non produce niente. Questo
progetto secondo me ha una grande capacità di coniugare quelli che sono gli aspetti antichi della terra con gli aspetti nuovi della rete e con uno sguardo, un occhio completamente nuovo rispetto al materiale. È la possibilità di cominciare un nuovo dialogo con la materia. La forma circolare dell'opera rappresenta la ciclicità di vari processi, innanzitutto culturali, come l'eredità storica può stimolare e alimentare l'innovazione, ma anche e soprattutto materiali, perché l'approccio più sostenibile alle risorse in realtà recupera concetti di autosufficienza profondamente legati al passato. Entrambi questi aspetti si basano sul rispetto e la valorizzazione del territorio, ottenuto attraverso il confluire di varie discipline.